Buonasera a tutti ragazzi, eccezionalmente, già sapete che io ci vedo, faccio sto video senza occhiali, senza cerotti e cazzi vari. Da un milione di notizie sono diventata un milione di notizie, non sapete perché? No, è lei perché, si sapeva già che ero comunque un coglione su Google, l'ha denunciato, ha detto che ha creato lui il dominio, solo che poi a cercare l'email, a cercare di contattarlo, ma è sparito tutto, pagina non trovava. Comunque vabbè, levavo sto mentecatto. La notizia che ci è arrivata, che ho visto nel video, del Giglione, sta facendo dei giri per Roma e vede che è pieno di gente che abita per strada praticamente. Adesso il video partito dall'aeroporto di Fiumicino, le stazioni sono piene di gente che dorme proprio per terra, proprio nei coperti, ma non solo rumeni, italiani addirittura, che stanno proprio con le pezze al culo. E guarda qua, io sono ancora non si vede nessuno, ma tra leva 4-5 anni qua pure si riempirà, sarà pieno. Comunque la cosa più, vabbè, sì, lì a Fiumicino, poi andata alla stazione Termini, la situazione è veramente, mamma mia, veramente sei mani nei capelli, veramente c'è gente che sta veramente disperata, c'è sta un ponte dove io passo spesso la mattina quando vado al lavoro, praticamente ci stanno la gente che dorme sotto un ponte, in mezzo alle macchine che passano lo smog, si respirano, a parte la lunghezza che ci sta, lo schifo e la puzza che non vedevo. Io davanti a queste immagini proprio la dignità umana, ma come a puttane, guarda, io non so dove. Questo succede perché, secondo me, poi dite la vostra, questo perché tutta questa immigrazione clandestina che sta arrivando, tutta questa gente disperata che arriva da altri paesi. Il governo italiano gli fa comodo, tanto prendono i fondi dall'Europa, questi arrivano, dopo 5 anni si ritrovano sotto i portoni condominiali di casa nostra, ragazzi. Date tempo da oggi a 5 anni, poi vedete. Comunque andate a guardare il servizio di Giglione, è molto interessante, molto toccante, è la realtà, è la pura realtà.